www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Presidente D'Amico, 19 maggio 2015, Consiglio Comunale. Poco più di due settimane prima delle elezioni della nuova amministrazione, sindaco e consiglio comunale. Questo consiglio comunale mi sembra piuttosto nutrito, ci può dire qualcosa? Ma è davvero nutrito, perché sono argomenti di grossissimo spessore, di grande rilevanza e di grande ricaduta, certamente sia per gli aspetti politici, ma soprattutto una ricaduta sulle famiglie, quindi sulla gente. È un lavorio che ormai si tramanda da settembre ad oggi. Evidentemente basta leggere il titolo di approvazione del bilancio di previsione 2014 per capire che c'è qualcosa che non va, perché il 2014 è già finito da un pezzo e noi stiamo parlando ancora di bilancio 2014. Siamo stati commissariati dalla Regione Siciliana sul bilancio 2014 perché, come ricorderemo un po' tutti, non ci fu la disponibilità del Consiglio Comunale, né di maggioranza né di minoranza, di pervenire a un'approvazione del bilancio 2014 che prevedeva l'elevazione di quasi tutte le imposte locali, le tariffe sui servizi, praticamente ai massimi livelli. A settembre non ci fu questa disponibilità, per cui il bilancio restava di fatto non quadrato, sbilanciato, e la Regione Siciliana ha aperto la procedura per il commissariamento. È stato nominato il dottore Ganci, è venuto più volte nel tentativo di ricomporre i dati relativi al bilancio 2014. Oggi finalmente si è arrivata a questa proposizione del bilancio 2014, che ovviamente non può che restare squilibrato così come era a settembre, perché non essendo possibile applicare le nuove tariffe per quanto riguarda sia i servizi che le imposte locali con un valore di retroattività per il 2014, di fatto è quello che ci ha portato ad aprire la cosiddetta procedura di predissesto del Comune di Unzomeli. Significa che le passività che saranno rilevate nel bilancio 2014 dovranno essere riversate nel cosiddetto piano di riequilibrio pluriennale che vedrà il Comune di Unzomeli impegnato nei prossimi anni nel tentativo di poter ripianare il debito pregresso. Gli scenari purtroppo sono piuttosto complessi. Basti pensare che per arrivare alla convocazione di questo Consiglio Comunale ho dovuto riunire per due volte a vuoto la conferenza dei capigruppo consiliare, precisamente nelle sedute del 23 e 28 aprile 2015, ho dovuto ricorrere a una procedura anomala, che è la conferenza riunione dei consiglieri comunali davanti al segretario generale, per invitare i capigruppi stessi ad assumere una decisione di convocazione del Consiglio Comunale. E finalmente, dopo la riunione del 5 maggio e la conferenza dei servizi dell'8 maggio, si è pervenuto almeno alla stesura di questo ordine del giorno del Consiglio Comunale. Dico, se le premesse solo per la convocazione sono state queste, non immagino scenari molto diversi in Consiglio Comunale. Scatteranno delle logiche che io non condivido, perché la mia idea è quella che fino all'ultimo giorno in cui uno assume una carica la porta in porto fino all'ultimo giorno con dignità. Dopodiché, se ha deciso di lasciare perdere, si mette da parte, ma dopo aver fatto il proprio dovere fino in fondo. Mi auguro che il senso di responsabilità alla fine prevalga e metta tutti nelle condizioni di approvare quanto più possibile del predetto ordine del giorno. I dubbi ce li ho tutti, ovviamente dal punto di vista strettamente politico più che tecnico,
perché mi pongo da solo una domanda, ma penso che se la porranno la stessa domanda anche la gente, ma perché se questa maggioranza o questa maggioranza e minoranza non hanno voluto, non sono stati in grado di approvare un bilancio di previsione a settembre del 2014, se non hanno voluto fare quelle scelte dolorose in quella data, è immaginabile che la facciano a 15 giorni dal voto? Questo è il punto di domanda che assale un po' tutti i commentatori politici. Non c'è certamente peggiore momento del periodo preelettorale per poter affrontare argomenti di questo genere, ma ritengo che per quanto riguarda il bilancio di previsione 2014 e il consuntivo 2014 per davvero non se ne possa fare a meno, perché sarebbe opportuno adempiere a quanto prescritto dal commissario regionale. Levare dal comune di Mussomelli il commissariamento e lasciare, casomai non ci fossero le condizioni politiche di andare avanti, lasciare a chi verrà a seguito delle elezioni il gravoso compito di affrontare tutta questa delicata materia. Quindi, qual è la situazione del comune di Mussomelli? La situazione del comune di Mussomelli, evidentemente, per aver aperto una procedura di predissesto dopo tante verifiche fatte con la Corte dei Conti, evidentemente è una situazione molto molto grave. Aprire la procedura di predissesto significa non poter più fare fronte con i mezzi normali alla quadratura del bilancio e all'attività dell'ente. C'è spazio all'ottimismo? Ma l'ottimismo, purché consapevole, è sempre una risorsa. L'ottimismo fine a se stesso certamente è un voler fare il gioco dello struzzo, di mettere la testa sotto la sabbia. Io ritengo che il sacrificio a cui saranno chiamati soprattutto la gente e quelli che saranno probabilmente i nuovi consiglieri comunali o la nuova amministrazione nel dover chiedere questi sacrifici enormi alla popolazione è un compito ingrato, ma se finalizzato alla stabilizzazione dei conti e quindi della vita sociale, potrebbero avere un motivo di esistere e probabilmente potrebbero essere ben accetti. Ma di contro ci accorgiamo purtroppo a un comportamento molto scorretto sia delle autorità dei governi regionali e del governo nazionale, il quale continua questo balzello che la pressione fiscale cala sulle famiglie italiane, facendo il gioco di decentrare le imposte ai governi locali. Significa che noi abbiamo oggi delle imposte che per intero vengono gestite, introdotte dallo Stato. E la tassazione sui cittadini viene messa dalle autorità comunali, il gettito fiscale va per intero allo Stato. E allora c'è qualcosa che non va, perché se il problema è chi è il più bravo a spuntare al telegiornale a dire che la pressione cala e i sindaci devono farsi massacrare nei propri paesi dalla propria gente, ritengo che questo non è certamente un esempio di democrazia, ma è uno sporco gioco di scaricabarile verso chi ogni giorno poi ha l'amaro compito di dover affrontare i tanti, tantissimi problemi delle comunità locali. Su questo la mia idea è sempre stata, ho visto qualche cosa che si muove in questa direzione, che i sindaci non possono restare isolati ed essere sindaci fine a se stessi. I sindaci devono obbligatoriamente confluire in un cosiddetto partito dei sindaci, ma non dal punto di vista strettamente politico, ma come proprio organizzazione complessiva, utilizzando bene l'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, per fare un fronte unico a prescindere dalle appartenenze politiche dei singoli sindaci. In Sicilia i 300 e passa sindaci, 350 sindaci che ci sono, non possono più garantire assolutamente nessun tipo di livello assistenziale primario, non possono più garantire le normali attività dell'ente, compreso gli stipendi, perché la regione siciliana non è più in grado di garantire minimamente quelli che sono i trasferimenti dell'anno successivo. Per cui operare al buio, la mia vera paura è chiedere tantissimi sacrifici e poi questi sacrifici non essere finalizzati alla risoluzione di una situazione così grave. Perché se i sacrifici che ci verranno chiesti, a cui dovremmo certamente, ritengo,
dare seguito, fossero finalizzati a risolvere definitivamente questo annoso problema che ormai, inutile nasconderci, si tramanda già dal 2000 a oggi, quindi sono passati 15 anni e la situazione di fatto non è cambiata, semmai si è aggravata. Se non c'è una svolta in questo senso anche delle politiche regionali e nazionali, purtroppo la mia sensazione personale è che anche la situazione di dissesto non sia il male estremo, ma che questo comune inevitabilmente potrebbe anche prendere la strada del dissesto vero e proprio. Presidente D'Amico, vuole mandare un saluto al Consiglio Comunale uscente e che cosa si sente di dire a quelli che andranno a formare il prossimo Consiglio Comunale? Io il Consiglio Comunale lo ringrazio veramente tutto, in tutti i suoi componenti, soprattutto mi rivolgo a quelli che hanno avuto la prima esperienza in Consiglio Comunale in questo mandato. Molti ragazzi di buona volontà, inesperienti sicuramente, ma che hanno voluto percorrere questa esperienza bella e brutta contemporaneamente, a secondo delle cose che si sono fatte, con grande umiltà. C'è chi è stato lì pronto a imparare da chi ha più esperienza, da chi ha avuto più possibilità. Ci sono state anche inevitabilmente i malintesi, le prese di posizione personali, però per esempio, per dire come si è lavorato in questi 5 anni all'interno del Consiglio Comunale, io in 5 anni non c'è mai stata un Consiglio Comunale non convocato con l'unanimità dei capigruppo. È un segnale che probabilmente la politica o chi gestisce a livelli anche più alti la cosa pubblica potrebbe prendere ad esempio. Non c'è mai stato uno schieramento, un'azione di forza nel forzare un ordine del giorno del Consiglio Comunale, una data, ma in tutti e 5 anni io ho avuto sempre la disponibilità e la completa unanimità dei capigruppo. Per cui auguro a chi ha deciso di non partecipare più alla competizione elettorale che questa esperienza in ogni caso lo abbia arricchito e formato anche come uomo, sapendo meglio da questo momento in poi quelle che sono le esigenze della comunità sociale e anche quali sono le responsabilità che bisogna assumersi quando si riveste una carica pubblica. Per quelli che restano, cosa dire, di fare tesoro dell'esperienza di questi 5 anni, di metterci tutto quello che è possibile per cercare di risollevare questa comunità, anche se mi rendo conto che i governi locali, per il governo locale intendo sia il Consiglio Comunale che il Sindaco e la Giunta, di per sé non hanno onestamente più nella nostra nazione questi poteri da incidere decisamente su quello che è l'andamento socio-economico di un singolo paese, però ci sono tante cose che con la buona volontà alla quale si possono sopperire con la buona volontà. Ai partiti e a chi si propone per il governo futuro cosa dire? Che bisogna armarsi di tantissima pazienza, di tantissima buona volontà, di non scoraggiarsi a quelle che saranno le prime irte, salite, difficoltà enormi alle quali saranno chiamati sin da subito. Vorrei veramente un atto di onestà da parte di tutti i gruppi politici, perché leggo ben 168 candidati, se non ricordo male, nelle liste del Consiglio Comunale. Ecco, io vorrei che i partiti non nascondessero nulla a quelli che sono i prossimi protagonisti della vita amministrativa del Paese, perché chi ha accettato una candidatura in questo Consiglio Comunale sa che dovrà pesantemente intervenire dal punto di vista tarifario e normativo, come se si schierasse contro i propri cittadini. Così non è, perché non sarà soltanto una decisione da parte di chi andrà a rivestire queste cariche, ma sarà una esigenza probabilmente inderogabile e insuperabile da questo punto di vista. Però sarei veramente molto deluso se tutti questi giovani che hanno aderito a sposare una causa politica nobile, quale quella di poter dare un proprio contributo per amministrare il proprio paese, se alla fine non fossero stati perfettamente informati della gravità della situazione e non sapessero bene a quale compito sono chiamati, perché rischieremmo all'indomani
della competizione elettorale, di avere un nuovo consiglio comunale scoraggiato, demotivato dalla durezza dei compiti a cui sarà chiamato, delle decisioni da affrontare. È una retromarcia, un dietrofront rispetto a impegni così pressanti e decisioni così complicate e complesse come quelle che avranno davanti, potrebbero causare un rimescolamento delle carte o un fuggi-fuggi che certamente sarebbe deleterio per la continuità amministrativa di questo paese. Quindi sarebbe un augurio al nuovo primo cittadino che sarà eletto. L'augurio lo faccio con tutto il cuore, con tutta sincerità, perché capisco che chiunque esso sia, che sarà certamente in ogni caso scelto dalla volontà popolare della gente, lo riconosceremo tutti come il sindaco è sempre di tutti, non c'è mai, il sindaco non può esistere un sindaco di parte. E gli auguro veramente di avere la forza e la capacità di riorganizzare prima di tutto la macchina amministrativa per sopperire alla mancanza di fondi con una migliore operatività dal punto di vista gestionale e soprattutto di non scoraggiarsi rispetto alle prime difficoltà che saranno le più dure da superare. Il tempo avrà certamente almeno 5 anni di tempo per poter spalmare la durezza dei primi interventi, ma se i cittadini leggeranno un segnale di buona volontà e di volere insieme superare le grandissime difficoltà a cui si andrà incontro, penso che è sempre un onore per chi va a rappresentare il proprio paese nella qualità di sindaco, ma anche potrebbe avere tanti sinceri riconoscimenti da parte della gente che capirà che il momento non è certamente dei migliori. Grazie Presidente. A lei. www.castelloincantato.it La notizia. Corre in rete.